C'è un racconto, sempre nella Gemara, che ha come protagonista Chonia Meagel. È un grande rabbino, famoso, perché era il rabbino della pioggia. Faceva con la sua preghiera piovere quando ce n'era proprio necessità. E a questo punto la scena si apre su un campo sul quale una persona stava piantando una pianta di carobe. E allora Chonia Meagel, per provocarlo evidentemente, gli dice: ma perché ti stai stancando ad operando per piantare una pianta di carobe, che come tu sai ci vogliono circa un'ottantina d'anni perché la pianta dia i frutti? Cosa te ne importa? Chissà fra 80 anni dove sei? Ecco, e allora provocato reagisce: guarda, io quando sono nato ho trovato il mondo pieno di piante di carobe, i cui frutti io ho mangiato. Evidentemente qualcuno l'aveva piantati senza avere la prospettiva di mangiarle lui. E io voglio fare la stessa cosa. Quindi è una risposta molto importante che, oltre che la vegetazione, l'ambiente, ci insegna anche una lezione morale, religiosa, spirituale molto importante, che bisogna preoccuparsi anche degli altri, se si vuole intanto che gli altri si preoccupino di noi. Infatti, in questo fatto, se qualcuno prima non si fosse interessato di lui, lui sarebbe, non dico morto di fame, ma non avrebbe potuto mangiare il carobe. Così noi dobbiamo fare la stessa cosa, cercare di proiettarci fuori dal nostro io, dal nostro egoismo, comprendendo anche gli altri, e soprattutto proiettarci in prospettiva. C'è infatti proprio nel verso, quando Dio sceglie il Gan Eden per assegnarlo ad Adam, ecco, dice: prese il Signore Dio Adam, vayanicheu began Eden leovda ushomra, e lo mise nel giardino di Eden per lavorarlo e conservarlo. Questo è, diciamo, il compito dell'uomo. Noi siamo qui per lavorare, alimentare, mantenere in vita e per conservare. E se no, se mangiamo tutto, e poi non ci sarà più niente. Ma non è la nostra funzione di consumare tutto, ma di mantenere e alimentare, perché in questo modo esprimiamo la parte più genuina e degna della nostra umanità, cioè essere generosi verso gli altri. Shabbat.
sempre a proposito del Gan Eden e della creazione dell'uomo, c'è un Midrash che si trova su Coelet, capitolo 7, verso 13, che approfondisce ancora di più il discorso della dipendenza dell'uomo dalle necessità e dalle esigenze, oltre che spirituali, materiali. Coelho dice così: Re'ema asea Elohim, ki mi yuchal letakem et asher ivdato. Osserva l'opera di Dio, perché chi potrà aggiustare quello che è stato rovinato? Verso non facile, ma che al 90% vuol dire proprio questo. Quando si parla di Coelet, bisogna parlare di percentuali di comprensione. Ecco, allora incomincia il Midrash su questo verso. Quando Dio creò Adam, lo condusse a fare un giro nel giardino di Eden. Sta per donarglielo e gli fa vedere la nuova casa. Guarda le mie opere quanto sono belle e meravigliose, dice Hashem ad Adam. Le ho fatte per voi. State attenti a non spogliare e distruggere il mio mondo. Se lo farete, nessuno potrà rimediarvi. Ritorniamo al verso: chi potrà aggiustare quello che è stato rovinato? Se rovinate o lasciate che venga rovinato, non si può più aggiustare. È come un bicchiere di cristallo: se si spezza, non puoi appiccicarlo con il martello. E quindi il mondo vuole dire deve essere difeso, deve essere conservato, deve essere preservato, alimentato e non dissipato, spogliato, consumato, saccheggiato, perché non ci siamo solo noi nel mondo, soprattutto domani. Se consumiamo tutto il mondo oggi, per domani, cioè per chi verrà dopo, non ne rimarrà niente. Se noi non prepariamo da mangiare di Yom Shishi di venerdì, cosa mangeremo di Shabbat? Ci dobbiamo preoccupare del domani. E voi sapete che qui il discorso si fa un po' difficile, perché in generale l'istintualità, la tendenza della maggior parte degli uomini è quella di preoccuparsi dell'oggi, di preoccuparsi di se stessi, per cui richiede una carica morale e religiosa molto forte, quella di tentare di immedesimarsi anche nell'altro e soprattutto di immedesimarsi nel futuro. Shabbatenu gaber, ushmatzah.